Ci troviamo nella casa natale di San Giuseppe Benedetto Cottolengo in occasione della sua festa per celebrarlo, per parlare di solidarietà, di accoglienza, che sono dei verbi molto attuali nel nostro contesto storico che stiamo vivendo. A tutti gli amici italiani e francesi, benvenuti. Benvenuti perché questa sera vi invitiamo ad entrare nel cuore della casa paterna di San Giuseppe Cottolengo, dove egli è nato e vissuto per 32 anni prima di approdare a Torino come canonico teologo della collegiata del Corpus Domini e come fondatore della piccola casa della Divina Provvidenza. Bienvenue à tous nos amis français et italiens. Bienvenue parce que ce soir, nous vous accueillons au cœur de la maison paternelle de Saint-Joseph Benoît Cottolengo, là où il est né et où il a vécu 32 ans avant d'arriver à Turin comme chanoine théologien de la collégiale du Corpus Domini et comme fondateur de la petite maison de la Divine Providence. Ci troviamo nelle stanze più frequentate dalla sua numerosa famiglia e più visitate dagli ospiti occasionali, parenti, amici, compagni di studio e colleghi di ministero. Ambienti ricchi di calore umano, di accoglienza e di attenzione verso i poveri. Nous nous trouvons dans les pièces les plus fréquentées par sa nombreuse famille et les plus visitées par des invités occasionnels, des parents des amis, des compagnons d'études et des collègues de son ministère. Ces lieux étaient riches de chaleur humaine, d'hospitalité et d'attention envers les pauvres. La famille Cottolengo era molto ospitale, aperta all'amicizia e alla convivialità generosa. Nell'arco dell'anno le occasioni per incontrare amici e parenti erano tante e nella casa non mancavano gli ambienti adatti alle varie circostanze, le stanze del piano nobile per le feste più importanti, il cortile nelle calde serate estive, la stanza del camino nelle lunghe serate invernali. La famille Cottolengo était très accueillante, ouverte à l'amitié et à une convivialité généreuse. Durant toute l'année, les occasions pour rencontrer des amis et des parents étaient nombreuses et les salles adaptées aux diverses circonstances ne manquaient pas. Les pièces de l'étage noble pour les fêtes plus importantes, la cour pour les chaudes soirées d'été, la pièce avec une cheminée pour les longues soirées d'hiver. Accoglienza, ospitalità e condivisione erano comportamenti abituali nella famiglia di Giuseppe Cottolengo, nonno paterno del santo. Nativo di Saint-Pons, borgo francese della Val de l'Ubaye e mercante stagionale di pannine di lana, nonno Giuseppe nei suoi viaggi annuali tra Francia e Piemonte, con il carico delle merci da vendere, portava con sé un ricco patrimonio di valori umani e cristiani, ricevuto dai suoi avi e trasmesso ai suoi familiari. Accueil, ospitalité et partage étaient des comportements habituels dans la famille de Joseph Cottolengo, grand-père paternel du saint. Natif de Saint-Pons, un petit bourg français de la vallée de l'Ubaye, et marchand saisonnier de petites pièces d'étoffe en laine, grand-père Joseph, durant ses voyages annuels en France et au Piémont, avec son poids de marchandises à vendre, portait avec lui le riche patrimoine de valeurs humaines et chrétiennes de ses aïeuls transmis à sa famille. Durante le lunghe soste invernali nella città di Bra,
Egli alloggiava presso conoscenti originari di Meyron, oggi Val d'Oronare, piccolo comune della vallata nativa. Stabilitosi definitivamente in Bra come negoziante di tessuti, fu a sua volta largamente ospitale e solidale con conoscenti e amici francesi di passaggio nella cittadina piemontese. En hiver, au cours des longs arrêts dans la ville de Bra, il logeait auprès d'une famille originaire de Meyron, une petite commune de sa vallée native, aujourd'hui appelée Val d'Oronaye. Une fois établi définitivement dans la ville de Bra, comme marchand de tissus, il fut lui aussi très accueillant et solidaire vis-à-vis de ses parents et amis français de passage dans la ville piémontaise. Il padre, Giuseppe Antonio Cottolengo, e la madre, Benedetta Chiarotti, continuarono la tradizione di accoglienza e di solidarietà anche nei tristi anni di crisi sociale, mantenendo la porta aperta e la mano tesa ai poveri, che durante la fanciullezza del santo si erano moltiplicati di numero a causa di guerre, carestie e di epidemie ricorrenti. I poveri bussavano fiduciosi alla porta di casa Cottolengo perché erano certi di trovare accoglienza, elemosina e rispetto. Mamma Benedetta, per non umiliare i concittadini che, ridotti all'indigenza, si vergognavano a stendere la mano, delegava i figli a porgere loro qualche utile e immediato soccorso. Così il piccolo Giuseppe vedeva e imparava, felice di accorrere sulla porta di casa per consegnare ciò che la mamma aveva preparato per ciascuno di essi. Joseph Antoine Cottolengo et Benedetta Chiarotti, les parents du saint, ont continué la tradition d'accueil et de solidarité même pendant les tristes années de crise sociale, en maintenant la porte ouverte et la main tendue aux pauvres. Le nombre de pauvres avait énormément augmenté à cause des guerres, des famines et de fréquentes épidémies. Ces pauvres, confiants, frappaient à la porte de la maison Cottolengo. Ils étaient sûrs de trouver hospitalité, aumône et respect. Maman Benedetta, pour ne pas humilier ses concitoyens qui vivaient dans la pauvreté et avaient honte de demander de l'aide, chargeait ses enfants de leur apporter le nécessaire pour un secours immédiat. Ainsi, le petit Joseph voyait et apprenait, heureux d'aller à la porte de leur maison pour donner ce que sa mère avait préparé pour eux. Erano soccorsi semplici, di prima necessità, come pane, polenta, castagne, frutta e verdure di stagione, ma anche indumenti, monete, olio per lampade e candele di cera, allora piuttosto costose e necessarie per illuminare la casa. C'était des biens de première nécessité, simple. Comme du pain, de la polente, des châtaignes, des fruits et des légumes de saison, mais aussi des vêtements, des pièces de monnaie, de l'huile pour les lampes et des bougies de cire, plutôt coûteuses et indispensables pour éclairer une maison. Questo fu l'ambiente in cui il canonico Giuseppe Cottolengo crebbe e formò il suo cuore alla compassione e al rispetto verso i bisognosi, ancora prima di stabilirsi a Torino, dove Dio l'avrebbe chiamato ad occuparsi degli ammalati e dei poveri trascurati dal soccorso sociale, impegnando tutte le sue energie per assicurare ad essi casa e famiglia. Sorse così, nella capitale del Regno Sabaudo, la piccola casa della Divina Provvidenza.
Voilà le milieu dans lequel a vécu le chanoine Joseph Cottolengo, là où il a grandi et il a formé son cœur à la compassion et au respect envers les malheureux avant de s'établir à Turin. Dans cette ville, Dieu l'appellera pour s'occuper des malades et des pauvres négligés par les secours sociaux. Il s'engagera avec toutes ses énergies à leur assurer une assistance, une maison et une famille. C'est ainsi que va naître dans la capitale des Savoies la petite maison de la Divine Providence. Oggi, la piccola casa della Divina Provvidenza è presente in 4 continenti: Europa, Africa, Americhe e Asia, chiamata da Dio a distribuire pane e misericordia sull'esempio del Santo Fondatore. Aujourd'hui, la petite maison de la Divine Providence est présente dans les 4 continents: Europe, Afrique, Amérique et Asie, appelée par Dieu à distribuer du pain et de la miséricorde selon l'exemple du Saint Fondateur. Ora, un omaggio storico agli amici francesi. Et maintenant, un hommage historique aux amis français. L'educazione alla solidarietà sociale era uno dei punti cardine della tradizione culturale della Valle dell'Ubaye, antica terra di emigranti, di mercanti e di santi. L'éducation à la solidarité sociale était un point essentiel de la tradition culturelle de la Valle dell'Ubaye, antique terre d'émigrés, de marchands et de saints. Faucon, Saint-Pons, Fouillouse sono 3 piccoli borghi della vallata provenzale dove affondano le radici genealogiche di grandi personalità. Faucon, Saint-Pons, Fouillouse sont 3 bourgs où plongent les racines généalogiques de grandes personnalités. Saint-Jean de Mata, 1160-1213, nativo di Faucon, fondatore dell'Ordine della Santissima Trinità per il riscatto degli schiavi. Saint-Jean de Mata, 1160-1213, natif de Faucon, fondateur de l'ordre de la Très Sainte Trinité pour l'abolition de l'esclavage. Saint Giuseppe Benedetto Cottolengo, 1786-1842, nato a Bra, ma con radice genealogica paterna a Saint-Pons, fondatore della piccola casa della Divina Provvidenza. Saint Joseph Benoît Cottolengo, 1786-1842, né à Bra, mais avec des racines généalogiques paternelles à Saint-Pons, fondateur de la petite maison de la Divine Providence. Henri Antoine Grouet, conosciuto con il nome di Abbé Pierre, 1912-2007, nato a Lione, ma con radice genealogica paterna a Fouillouse, fondatore del movimento internazionale Emmaus. Henri-Antoine Grouet, le connu sous le nom de Abbé Pierre, 1912-2007, né à Lyon, mais avec des racines paternelles à Fouillouse, fondateur du mouvement international Emmaus. 3 nomi illustri, 3 giganti della fede, 3 fondatori di opere vive che arricchiscono il prestigio storico e religioso della terra di origine e della Chiesa universale. 3 noms illustres, 3 géants de la foi, 3 fondateurs d'œuvres vivantes qui enrichissent le prestige historique et religieux de leur terre d'origine e dell'Eglise universelle. Adesso la parola al parroco di Bra.
Sì, con piacere ho accolto questo invito a questa rievocazione storica in occasione, in prossimità della festa del Cottolengo. E mi pare però che ogni volta che torniamo sulla vita di un grandissimo santo come San Giuseppe Benedetto Cottolengo, noi facciamo un passo in avanti rispetto alla rievocazione storica, perché la traccia che lui ha lasciato è così tanto profonda che affonda le sue radici nell'Eterno. E soprattutto la sua testimonianza di vita, perché il suo insegnamento non è stato solo con le parole, è stato quello di aiutare le persone non solo a risolvere i loro problemi materiali, ma soprattutto ad avere fiducia nella Divina Provvidenza. È per questo che ha intitolato tutta la sua opera Piccola Casa della Divina Provvidenza. Allora mi pare che rievocare la storia della sua presenza ci aiuta a fare memoria del fatto che l'amore ricevuto, quello a cui lui ha attinto a piene mani e ha insegnato a tutti ad attingere a piene mani, poi diventa l'amore da vivere con gli altri, a partire dagli ultimi, perché se si parte dagli ultimi poi si prendono tutti. E così lui ha reso concreta, vitale, eterna in qualche modo la presenza della Divina Provvidenza, perché sapeva bene che l'amore umano, così come l'amore divino, si vede molto di più nelle opere che nelle parole, e questo suo insegnamento infatti continua ad avere una eco grandissima in tutte le parti del mondo, in tantissimi discepoli e discepole che lo hanno seguito. Perciò penso che affondare così in qualche modo le nostre radici nella memoria storica della sua presenza ci aiuta, come lui, ad andare oltre la storia. Grazie. Adesso la parola al sindaco di Bra. Sì, buonasera a tutti. Credo che sia importante in questo momento di ricordo e di rievocazione la presenza anche della comunità civica. San Giuseppe Benedetto Cottolengo, santo sociale, di cui la città di Bra si onora di aver dato i natali. Credo che sia importante che questo momento sia fatto dentro una casa, nella cucina, ecco, dove è anche il locale più frequentato, in quanto il messaggio di solidarietà, il messaggio di attenzione agli altri passa tra un patto educativo fra la città, la scuola, la famiglia, le varie realtà che gravitano in Bra, ma poi comunque si concretizza dentro a un locale domestico. Secondo, non si vede dalle immagini, però abbiamo le porte aperte. Ecco, è importante sul concetto di solidarietà, di attenzione agli altri, le porte aperte per l'accoglienza. Credo che la nostra città, le famiglie della nostra città, in questo momento lo stiano dimostrando nell'accoglienza ai profughi ucraini, dove hanno dato la disponibilità, la grande disponibilità ad accogliere persone, a creare amicizia con persone provate dall'atroce conflitto, accogliendole presso la propria abitazione. Un terzo aspetto che viene in mente pensando alla figura di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, della sua opera a favore di chi è in difficoltà, di chi è ammalato, di chi è provato dalla sofferenza, ed è un insegnamento che ci ha portato la pandemia, è l'attenzione a quello che in termine tecnico si chiama sanità territoriale, cioè il fatto di chi amministra avere il coraggio di non tagliare mai i fondi alla sanità, ma se vogliamo essere coerenti con l'insegnamento del santo, di investire e di creare strutture prossime ai bisogni delle persone. E in ultimo, l'impegno di un'amministrazione civica, ma un impegno della città, di farlo conoscere agli altri, farlo conoscere alle persone che
che vengono in Brahma, perché nel momento in cui si fanno conoscere si acquisisce anche l'identità, il messaggio del santo, lo si acquisisce anche come cittadini. Grazie a tutti.